ferroviaria che fa servizio sulla rete ferroviaria Sicilia e Italia. Quindi i progetti di raddoppio, di potenziamento delle linee sono di competenza della rete ferroviaria italiana, che in questo momento qui non c'è. Posso solo dire quello che per le mie conoscenze i lavori vanno avanti. I lavori sono complessi, si muove in parallelo a una rete ferroviaria in esercizio, quindi non è semplice, come dire, rendere fattibile le due cose. Quindi dire che vanno a rilento potrebbe essere un'impressione nostra, dei semplici clienti che ci muoviamo attorno alla rete ferroviaria, ma le posso assicurare, per quello che ne so, che i lavori continuano e vanno avanti. Per quanto riguarda invece i trasporti, i treni Italia non ha mezzi proprio, come la definite, adesso mi sfugge. I nostri mezzi, l'80% sono recentissimi. La fornitura dei minuetti inizia dal 2005. 40 minuetti che circolano sulla nostra rete ferroviaria, la velocità è di 160 km orari. Non sono proprio lenti. È chiaro che si muovono su una rete ferroviaria come è descritta a Fazio, linea semplice e binaria. Linea in parte elettrificata, in parte ancora a diesel. È chiaro che coniugare le due cose non è semplice, però i mezzi ci sono, sono di recente costruzione, sono nuovi. Il resto, posso dirvi che tutto il parco rotabile che c'è in Sicilia, l'80% è tutto di recente costruzione. Le locomotive nuove, le 464, che già da tempo girano in Sicilia, in sostituzione delle ali 841 che annunciava Fazio, si muovono a 160 km orari, possono raggiungere velocità di 160 km orari. Se ce lo consentono, noi raggiungiamo quelle velocità. Possiamo ridurre i tempi di percorrenza, ma è necessario avere un'infrastruttura adeguata. I lavori vanno avanti, man mano vengono consegnati, è chiaro che noi li utilizziamo. Possiamo fare l'esempio della tratta finale Patti-Messina, linea ad alta velocità, si raggiungono lì punte di 180 km orari, è l'unico tratto in ferrovia, di ferrovia in Sicilia dove noi non abbiamo i mezzi per riuscire a raggiungere la velocità di punta che permette l'infrastruttura in quella tratta lì. Per il resto non posso dire altro che sono d'accordo a tutti voi, noi auspichiamo un miglioramento del servizio, un aumento dei treni, un aumento della capienza, ma è chiaro che sono necessarie, come dire, una parolina sola, i contratti. Bisogna fare il contratto, bisogna fare il contratto, che devo essere sincero, non è che è fermo. L'iter sta camminando, l'iter va avanti da tempo, da anni, è complesso, non è cosa di poco conto. Le intese, i contatti ci sono continuamente tra Trenitalia, Regione, Ministero e quant'altro necessario, e il percorso sta andando avanti. Ci sono delle bozze di contratto, sono impostati più o meno come diceva Fazio, ci sono le penali, ci sono i premi e quant'altro.